Carissimi fratelli e amici, desidero ancora raggiungervi nel vostro quotidiano e farmi vostro compagno nelle fatiche e nelle preoccupazioni che vivete, manifestarvi vicinanza e solidarietà, ma anche condividere con voi la consolazione e l'impegno che sprigiona dal Natale del Signore. Il bambino che con tanta tenerezza ammiriamo nel presepe è Gesù, il Figlio di Dio. Ha scelto di venire in mezzo a noi, abitare la nostra terra e la nostra storia, condividere la nostra natura umana, vivere cioè tra di noi e come noi. È venuto per rivelarci e portarci l'amore di Dio, il Padre buono e misericordioso, che desidera incontrare e salvare ogni uomo, di ogni tempo e di ogni luogo. Quante difficoltà e sofferenze, miei cari, quante nuove e accresciute forme di povertà, materiali, morali e spirituali, intorno a noi e in mezzo a noi. Lasciamoci provocare dall'esortazione di Papa Francesco ad uscire da noi stessi, andare verso le periferie dell'umanità, verso cioè gli spazi e i vissuti degli uomini sofferenti, emarginati e abbandonati. Con Gesù, Papa Francesco si spinge ad accostarci con tenerezza e misericordia alle fragilità degli uomini e delle donne, relazioni ferite, malattie, solitudine, ingiustizie, schiavitù. E non dimentichiamoci, in questo particolare momento storico, degli immigrati che bussano alla coscienza, alla carità e alla nostra giustizia. Solo lo sguardo del cuore rinnovato permette di uscire da se stessi, da un modo cioè di vivere e di vedere concentrato sulle proprie cose, sui propri interessi, e consente di proiettarsi verso gli altri, ascoltarne il grido di aiuto, andare incontro alle loro necessità. A voi, fratelli e sorelle, che sopportate il pesante fardello degli stenti e della mancanza dei beni necessari, chiedo di non scoraggiarvi. Gesù vi ama, vi guarda con compassione, domanda a tutti gli uomini di buona volontà di rinnovarsi nella mente e nel cuore per riconoscervi come fratelli e prendersi cura di voi. Carissimi tutti, nella ricorrenza festosa del Santo Natale, insieme a porgervi gli auguri di serenità e di pace, desidero chiedervi l'impegno di acquisire lo sguardo del cuore rinnovato. Lo chiedo con fiducia come dono natalizio a Gesù, amico e fratello di tutti gli uomini. Lo chiedo per me, per tutti e per ciascuno di voi. Auguri di tutto cuore. Buon Natale. Gloria.